fa a fare il laprelotto. Vediamone subito una cucchiaiata. Guarda che troiaia, ha messo la forchetta del tipo. Allora, questo va bene con una dose di laprelotto. Una dose. Ma che dose? Ne mezza dose. Ne mezza dose. Mi raccomando, la coltella deve, questa, deve essere disinfettata. Io uso la lettiera di micio perché gli lascia il profumino e si va a tagliargliene, così, vedete? Bisogna grattare nell'alluminio perché fa buono, fa ferro, fa sangue. Si va a rimestargliene. Taglio di panino, taglio di popastrello. Vedete? Si va, diciamo, a fissargliene. Questo è un panino dell'81. L'ho preso nell'81, gli ho messo... Ora sale, vediamo un pochino, sale con le mani, con la mano, si sana, butto dietro, metto tutto lì perché va bene, te lo metto qui. Andiamo all'impiantaggio, sveglia, questo fra. Ora io non so fare le magherie come quel ragazzo, ragazzi, la gente ha una specialità, ragazzi, ma sana una sega a prato di Lampredotto, a quadrata ci provò lo sciuponno, invece di un trovolaio, la sarsina verde, prezzemolo di coderino, hai coderino a prato, c'hai il prezzemolo. Erba di gatta. Erba gatta, io la fo con l'erba gatta perché è più buona. Tanti mettono il prezzemolo ma gli sbagliano, ci vuole l'erba gatta per fare la salsa verde. Perché poi si fa la palla di pelo e tu giurisci meglio. Andiamo a zuppagnere, mi piegare. Che bellezza, ma sanno una sega quadrata, sono venuto, l'olio piccante, l'olio pizzicante, buonino pizzicante, questo pizzica no perché è piccante ma perché andava male, allora diciamo fatto perfetto, che lavoro, prova assaggio numero uno, ma non è, che specialità è la maiala di Tumà. Ora una pervantazione, ma come lo fa il predotto, per dire non lo fa nessuno. Ora mettimi un po' a insegnare come si fa. Oh, mi pizzica. Allora, stavo dicendo, no, la bistecca la si fa girare, la si cuoce per tralice, capito? Per dire. Ma poi ci sta una gamba di vini non indifferente, capito? Diciamo hanno altri cigarba lo stile di una volta, capito? Le cose fatte come un tempo. Della mia nonna, della nonna e della mia nonna, gli erano ricette proprio di un tempo. Ma ragazzi, lavora ancora avanti, ma gli ho un'altra teoria, capito? Un'altra teoria. Ma te tu gliela dia a questi buaioli, come si fanno i? Non lo so, eh? Diglielo te. Allora se tu lo sai, dillo, scusa. Ma bevi, ti fa sangue, nini, ti fa buono. Buaioli, c'è le paste, buaioli, le son fresche, buaioli. Ora lo mangio davvero, buono ragazzi. Buaioli ce ne tanti, ma le paste le son finite. Andiamo un anni e si ha fatta desinare.